Buongiorno a tutti, sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di Top Doctors. Oggi siamo in compagnia del professor Roberto Massimo Lemoli, specialista in ematologia. Parleremo oggi del mieloma multiplo e delle novità diagnostiche terapeutiche per trattare questo tipo di neoplasia. Buongiorno dottore, è un piacere poter contare sulla sua collaborazione. Buongiorno. Iniziamo subito con la prima domanda. Che cos'è il mieloma multiplo e qual è la sua incidenza? Il mieloma multiplo è una neoplasia delle cellule del sangue, in particolare si manifesta con l'accumulo di plasmacellule, che sono le cellule del sistema immunitario, che sono deputate alla produzione di anticorpi per combattere, per esempio, le infezioni. È una malattia dell'età adulto-anziana, l'età media è 65 anni, quindi sesta, settima decade, e l'incidenza varia fra uomo e donna, sono circa 8 casi su 100.000 nelle donne e circa 9 casi su 100.000 nell'uomo. E quali sono i sintomi più frequenti? Nel 10-20% dei casi la diagnosi è casuale, il paziente arriva dal medico con gli esami di routine che mostrano delle alterazioni. Nel restante 80-90% dei casi il paziente si presenta al medico con una sintomatologia che spesso coinvolge l'apparato scheletrico, perché le plasmacellule neoplastiche possono causare uno stato di grave osteoporosi o delle fratture cosiddette patologiche. Altri sintomi sono l'insufficienza renale, l'insufficienza midollare, del midollo osseo, classicamente anemia, una serie di infezioni che non guariscono con i più comuni antibiotici, e questo porta il paziente all'attenzione del medico di famiglia. E quali sono le cause? Allora, cause sono, cioè l'eziologia, quindi diciamo le cause più specificamente sono spesso legate ad esposizioni ambientali, quelle più classiche, radiazioni ionizzanti, derivati del petrolio, pesticidi. Questi agenti agiscono provocando delle alterazioni, diciamo, all'interno delle cellule, nel patrimonio genico delle cellule, causando quindi la trasformazione neoplastica. E come viene diagnosticato appunto? Quali sono i test? Allora, i test più comuni per la diagnosi, che sono necessari per la diagnosi, sono degli esami del sangue e delle urine che vanno a identificare la presenza di una cosiddetta componente monoclonale, cioè degli anticorpi che vengono prodotti da queste plasmacellule neoplastiche, che naturalmente aumentano in maniera molto consistente. Altro esame indispensabile è la biopsia del midollo osseo, che consente di valutare la infiltrazione da parte delle plasmacellule neoplastiche del midollo osseo stesso, e poi degli esami di diagnostica per immagini, la PET, una diciamo particolare forma di scintigrafia, la TAC total body o la risonanza magnetica total body, che sono in grado di identificare eventuali lesioni scheletriche. Questi sono gli esami, diciamo, di base che servono a diagnosticare il mieloma multiplo. Ok, e quali sono i possibili trattamenti in caso di mieloma multiplo? Allora, i possibili trattamenti sono molteplici. Negli ultimi 15-20 anni sono sviluppate numerose terapie che sono basate sostanzialmente sull'utilizzo del trapianto autologo di cellule staminali, dove il donatore e il ricevente sono la stessa persona, quindi il paziente stesso, e tutta una serie di farmaci usati singolarmente, ma più spesso in combinazioni, che hanno come bersaglio non soltanto le plasmacellule neoplastiche, ma anche il microambiente del midollo osseo, che è molto importante per la crescita di questa neoplasia. E quali sono le novità diagnostiche terapeutiche? Allora, da un punto di vista della diagnosi, negli ultimi anni la identificazione di alterazioni genomiche
nelle plasmacellule neoplastiche, quindi a carico dei cromosomi, dei geni, ha permesso di identificare pazienti con rischio clinico diverso di andare in remissione completa e, o di ricadere. Questo permette appunto di stratificare i pazienti in base al rischio, quindi di attribuire trattamenti parzialmente diversi a pazienti con rischio diverso. Un altro avanzamento degli ultimi anni molto importante è stato quello dell'identificazione attraverso queste metodiche molecolari o anche attraverso la identificazione di molecole sulla superficie delle plasmacellule, di migliorare le capacità diagnostiche fino a riconoscere una cellula in un milione di cellule, diciamo, del midollo osseo. Questo è molto importante perché ha permesso anche di identificare quei pazienti che dopo terapia sono andati in remissione completa, cosiddetta MRD negativa, cioè minimal residual disease, cioè pazienti che hanno una remissione molto profonda che va al di là di quelle che sono le capacità di valutazione attualmente disponibili. Da un punto di vista terapeutico, negli ultimissimi anni, accanto alle terapie che dicevo prima, si sono sviluppate nuove forme di immunoterapia. In particolare, negli ultimi anni, sono emerse terapie con cellule linfociti T, quindi cellule del sistema immunitario, ingegnerizzate, capaci di uccidere in maniera molto importante le plasmacellule neoplastiche, quindi le cosiddette CAR-T, e ancora più recentemente sono stati sviluppati gli anticorpi monoclonali bispecifici, capaci quindi di avere come bersaglio le plasmacellule neoplastiche e le cellule T del sistema immunitario, mettendo quindi in stretto contatto le cellule del sistema immunitario con le cellule neoplastiche, che possono essere così distrutte in maniera molto efficiente. Certo, e professore, è possibile prevenire questo tipo di neoplasia? E quanto sono importanti i controlli? Allora, la prevenzione primaria in realtà non è possibile, perché a parte quello che è una generale assunzione di stili di vita più sani, questo in senso generale, non esiste una vera strategia di prevenzione primaria. Esiste invece, è possibile, una prevenzione secondaria, cioè per esempio pazienti con una gammopatia monoclonale di incerto significato, che è una condizione piuttosto frequente nell'adulto anziano, oltre il 15% degli anziani oltre gli 80 anni presentano questa condizione, che non è una neoplasia, ma in cui le plasmacellule, pur non raggiungendo i criteri per la diagnosi di mieloma multiplo, portano già delle alterazioni nel loro genoma che che rendono possibile la progressione verso mieloma, seppur in un numero molto limitato dei casi. In questa evenienza è molto importante seguire il paziente nel tempo per identificare la progressione verso mieloma prima possibile. Perfetto, grazie mille professore per il suo intervento. Vuole aggiungere qualcos'altro? No, direi di no. Perfetto, grazie mille. Approfitto per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere un consulto tramite il servizio di telemedicina o una visita presenziale con il professor Roberto Massimo Lemoli attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Grazie mille, professore. Grazie a lei, dottoressa, arrivederci.